Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo viaggio alla scoperta di Salva al Mondo. In questa serie di video ci soffermeremo sulle season di Ventura, ossia sugli appuntamenti stagionali che si alternano all'incirca ogni 3 mesi sulla modalità PvE di Fortnite. Se vi siete persi l'introduzione della serie o volete sapere di più su Salva al Mondo, trovate 2 link utili in descrizione. Affari lupeschi, non si tratta di una seduta di epilazione laser, vero? Affari lupeschi è una delle missioni dell'avventura di Exilvania su Salva il Mondo e in questo video la vedremo nel dettaglio, incarico dopo incarico, soffermandoci anche su quel poco di storyline che Fortnite ci ha offerto. Casa Base ha una missione per te, è in arrivo la Super Luna Rosso Sangue, un evento astronomico che avviene soltanto quando le stelle si allineano perfettamente. Peccato sia anche l'occasione giusta per la reunion del fantastibranco Super Rosso Sangue, un temibile gruppo di famelici lupi mannari che tornano a Exilvania. Il mio consiglio è quello di portare a termine l'incarico il prima possibile e non perché questo vi permetterà di conquistare il primo voucher della stagione con cui riscattare il progetto arma scelta, ma anche per l'eroe in primo piano. Infatti Manny non è un ninja, è il ninja, uno dei migliori del gioco. Si sposta velocemente, si rafforza di notte e ha squarcio del drago e tempesta di kunai. Il primo incarico è Castello Ululì. Lupo Ulula e Castello Ululì. Si trova sia nella schermata generale della missione che nel registro incarichi, sotto la voce Ventura Affari Lupeschi. Il Fantastic Branco sembra essere arrivato a Exilvania. Il giocatore è chiamato a esaminare 5 alberi con i segni delle unghiate. L'incarico può essere svolto ovunque, nella mappa di Exilvania ovviamente, ma non nel quartiere dell'hotel infestato. E tu da brava premio Nobel sei andata direttamente lì, non è vero? Sono dettagli. Sì, ma si chiamano dettagli. Ovviamente per massimizzare l'esperienza ho scelto una missione con XP Ventura raddoppiati, così da poter salire più in fretta sulla mappa di Exilvania. Non fate caso al mio stile di gioco, il colpo di fulmine con il nuovo pad non è scoppiato neanche questa settimana. E dubito scoppierà mai. Anche se vi sembra di girare a vuoto, se siete in un quartiere differente da quello dell'hotel, gli alberi graffiati appariranno presto sulla mappa grazie alla vostra esplorazione o quella dei vostri compagni di partita. Gli oggetti in carico sono contrassegnati da dei punti esclamativi gialli e quando ne troverete uno, lo vedrete in risalto sulla mappa. Ecco il primo, trovatene altri 5 e avanzate nella missione Affari Lupeschi. Il secondo incarico è la Luna di Sangue Crescente. Ok, i lupi mannari stanno arrivando su Exilvania per davvero, ma nessuno sa quando, perché nessuno sa quando ci sarà la Superluna Rosso Sangue. Il giocatore dovrà posizionare 5 telescopi nella regione di Exilvania per capire quando avverrà l'evento. L'incarico può essere svolto ovunque, ma non nell'hotel infestato. Come al solito io ho scelto un quartiere con una missione di difesa e XP Ventura raddoppiati, proprio per godere del supporto degli altri e avere il massimo della ricompensa. Trovare 5 telescopi non è difficile, anche perché possono trovarsi ovunque e vengono indicati dal punto esclamativo giallo. Eccone uno. Trovate gli altri 4 e avanzate nella missione Affari Lupeschi. Il terzo incarico è Sveglia Sveglina. Il direttore Riggs di Casa Base è un lupo mannaro, quindi chi meglio di lui può analizzare i dati provenienti dai telescopi? A quanto pare la Super Luna Rosso Sangue sarà molto presto e per contrastare il branco di lupi bisogna risvegliare i vampiri. Per questo il giocatore deve raccogliere 15 fiaschette contenute negli schedari. L'incarico può essere svolto ovunque, tranne che nell'hotel infestato. Anche stavolta ho scelto una missione di difesa con XP Ventura raddoppiati. Per questa missione vi consiglio di andare a colpo sicuro nei castelli perché è lì che si trovano gli schedari. Si tratta di librerie e altri mobili da raccolta, come questi. Raccogliete le 15 fiaschette e andate a giocare a Sveglia il Morto. Non ci ho mai giocato in vita mia! Che si deve fare? Hai portato la pala! Il quarto incarico è vigilanza notturna di quartiere. A Casa Base arriva Manny, il lupo mannaro. Dopo qualche ringhiata e un paio di ululati, il giocatore è chiamato a consegnare 5 fiaschette ai vampiri ancora addormentati. L'incarico può essere svolto ovunque. Fammi indovinare, tranne che nell'hotel infestato? Esatto. E anche stavolta è scammato XP Ventura coi poveracci in pubblica? Correttissimo. Missione semplicissima. Le bare sono contrassegnate dai punti esclamativi gialli e non c'è bisogno di addentrarsi nel sottosuolo. Molte sono addirittura nelle case, tipo questa. Portate a termine la missione di quartiere e avanzate in Affari Lupeschi. Il quinto incarico è i mannari. I vampiri hanno parlato. C'è bisogno di un infiltrato all'interno del Fantastic Branco e a Casa Base ce ne sono ben 2. Manny andrà in missione per scoprire il punto debole dei lupi mannari, mentre il giocatore dovrà schierare 5 ripetitori. L'incarico può essere svolto ovunque, tranne
che nel quartiere dell'hotel infestato. Anche in questo caso parliamo di oggetti sparsi in mappa, indicati dal solito punto esclamativo giallo. 5 ripetitori come questo e l'incarico risulterà completato, pronti per avanzare nella missione Affari Lupeschi. Il 6° incarico è lupo o non lupo? Essere o non essere, questo è il problema. Quanto amo questo Fortnite vintage. La missione di Manny ha avuto successo. La risposta è l'aconito. Basta creare un talismano e i lupi mannari resteranno lontani. Il giocatore è chiamato a distruggere e raccogliere 20 foglie di aconito. L'incarico può essere svolto ovunque, tranne che nel quartiere dell'hotel infestato. Questa missione può essere un po' rognosa, perché l'aconito non sarà visibile in mappa fin quando non ci passerete accanto. In quel momento apparirà un punto esclamativo giallo nella minimappa. L'aconito è più frequente vicino ai bacini d'acqua, quindi stagni, fiumiciattoli o laghi, ma può essere trovato anche sparso in mappa, seppur con minore frequenza. Se siete fortunati basterà una missione, altrimenti ve la sbrigherete con due, come è successo a me. I mucchi di aconito si trovano sotto forma di grandi cespugli, come questo, o come piccoli ciuffi d'erba, come questo qua. Raccoglieteli e avanzate in Affari Lupeschi. Il 7° e ultimo incarico è Fai Bagagli. Gli amuleti di aconito sono pronti e il giocatore dovrà schierarne 5 in un quartiere della regione di Exilvania per scacciare definitivamente i lupi mannari. L'incarico può essere svolto ovunque, ma non nel quartiere dell'hotel infestato. Si tratta di un incarico molto semplice, con i piccoli altari che verranno indicati in mappa dai soliti punti esclamativi gialli. Eccone uno. Schieratene 5 e concludete e mandate Affari Lupeschi in soffitta. Al termine del pacchetto incarichi riceverete Manny in versione mitica, da sistemare nel registro raccolta o includere in qualche build dedicata. I lupi mannari sono ormai lontani, ma Exilvania è ancora piena di mostri. Everything seems calm now. Sure, but the werewolves are still out there somewhere, just not here. And don't forget all those vampires just waiting. Not to mention all those guys. Resta su House of Llama per scoprire di settimana in settimana tutti i segreti della stagione di Venturas o Salva il Mondo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e raggiungeteci su tutti i social. Buon proseguimento su House of Llama.